Il primo altare, nel 1891, fu dedicato a San Luigi Gonzaga, nel terzo centenario della morte. Dopo la canonizzazione, 24 giugno 1951 da Pio XII, di Maria Domenica Mazzarello, cofondatrice dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, nel 1966. 11 maggio. L'altare fu dedicato alla Santa, il quadro è opera di Giuseppe Crida. Il secondo altare fu dedicato a San Francesco di Sales, dottore della Chiesa, scelto da Don Bosco come patrono della congregazione da lui fondata. È stato offerto come contributo personale al Tempio del Cardinal Lucido Maria Parecchi, vicario di Leone XIII, per la città di Roma. Il quadro rappresenta San Francesco di Sales che scrive su un libro sorretto da un angelo, traendo ispirazione dall'alto, in cui sta guardando. È opera del pittore romano Attilio Palombi.